23 settembre 1968. All'età di 81 anni, padre Pio da Pietrelcina lascia la sua dimora terrena. Appena la notizia si diffonde, nel piccolo e poco accessibile paese di San Giovanni Rotondo, si riversano con ogni mezzo più di 100.000 persone. Cosa aveva spinto quella moltitudine di anime ad accorrere ancora, come oramai accadeva da oltre 50 anni, presso di lui? Non era un capo di Stato, né un grande politico, né tantomeno un famoso personaggio sportivo. Era solo un semplice frate cappuccino che aveva vissuto quasi tutta la sua vita in quel piccolo paese del Gargano, occupato principalmente a pregare e a confessare le persone che si rivolgevano a lui. Per la gente del popolo, però, era il frate santo, il frate che faceva i miracoli, il frate con le ferite sanguinanti come Gesù. Per le persone di cultura che lo avvicinarono, cercando di comprenderlo, era l'uomo della speranza, il contadino di Dio, l'uomo più uomo. Per i confratelli, il Cireneo di tutti, il crocifisso senza croce. Per i denigratori ed i nemici, sì, ci furono anche loro, del resto non mancarono neanche al figlio di Dio, il frate della menzogna, il Rasputin del Gargano. Ma chi era padre Pio, in realtà? Chi era questo frate, dalle umilissime origini, che è arrivato a ricevere migliaia di lettere al giorno da ogni parte del mondo e per il quale si sono messi in viaggio per poterlo conoscere o rendergli omaggio reali, politici, artisti, papi, presidenti, uomini insigni? Per oltre 50 anni il frate con le stimmate è stato una sorta di ultima spiaggia per chi soffriva, un salvagente a cui aggrapparsi per non annegare. Quando tutto oramai sembrava perduto, c'era sempre padre Pio, con i suoi incredibili e terribili per lui doni paranormali, premonizioni, visioni, lettura del pensiero, chiaroveggenza, bilocazione, inspiegabili guarigioni, sia da un punto di vista scientifico che medico, che facevano gridare al miracolo. Come miracolosi e misteriosi, sono stati molti inspiegabili fenomeni che lo hanno avuto come protagonista. Il profumo di viole che padre Pio emanava dalla sua figura e che si sprigionava dagli oggetti e indumenti che lui toccava o indossava. Normalmente il sangue ha un cattivo odore, quello che usciva dalle sue stimmate, al contrario, le febbri altissime a cui era soggetto, che per tanto tempo nessuno riuscì a misurare, dal momento che i normali termometri a contatto con lui andavano sistematicamente oltre i limiti segnati in un attimo. Si dovette ricorrere a un termometro speciale e finalmente si scoprì quanto aveva di febbre padre Pio: 48 gradi. I 50 anni ininterrotti di stimmate, che nessun specialista tra i tanti che lo visitarono riuscì mai a spiegare con la medicina ufficiale. Le ferite, infatti, continuarono a sanguinare tutti quegli anni senza peggiorare né migliorare. Non solo, ma il giorno della morte di padre Pio, le sue mani, i piedi e il costato tornarono immacolati. Le ferite erano scomparse senza lasciare alcuna cicatrice. Tutto questo è documentato e si potrebbe andare avanti per ore raccontando i fatti misteriosi e inspiegabili che lo hanno avuto come protagonista: moltiplicazione dei pani, lettura del pensiero, profezie, incredibili guarigioni, eccetera. Padre Pio non confermava né smentiva, rimaneva, come suo solito, in silenzio e pregava. Era sufficiente veder celebrare una sua messa per capire che in lui c'era qualcosa di speciale, qualcosa che ricordava il martirio di Cristo sulla croce,
e non solo per le dolorose e sanguinanti ferite che portò giorno dopo giorno per oltre mezzo secolo, quanto per la capacità di sopportazione al dolore e per la fede incrollabile che lo accompagnava, illuminando i suoi dolci e infuocati occhi. Nessuno riusciva a reggere lo sguardo di Padre Pio più di qualche secondo. Era come se una lama ti entrasse nell'anima e vi leggesse dentro. Dopo ogni confessione, quasi sempre il fedele piangeva calde lacrime. Si sentiva come liberato da un gravoso peso. Finalmente ritrovava se stesso. Anche nella confessione Padre Pio aveva i suoi doni che lo guidavano. Quando si accorgeva che chi aveva di fronte era in buona fede e sinceramente pentito nel cuore, lui era sempre pronto ad ascoltare, pregare, assolvere, benedire. Ma se intuiva che l'altro era bugiardo, vanitoso o disattento, lo scacciava bruscamente e in malo modo. Non pochi sono stati quelli a cui Padre Pio ha negato la sua assoluzione. Non sopportava chi mentiva nella malafede, specialmente nella dimora del Signore. Se si potesse chiedere a Padre Pio per quali sue opere amerebbe essere ricordato, credo che sicuramente indicherebbe i gruppi di preghiera, perché la preghiera per lui era alla base della cura dell'anima e, più di ogni altra cosa, la casa sollievo della sofferenza, l'ospedale da lui voluto per poter assistere gratuitamente i più bisognosi. È curioso come uno come Padre Pio, con tutti i fenomeni paranormali e carismatici di cui fu protagonista, abbia scelto come segno testamentario proprio il suo unico miracolo terreno, la Casa Sollievo, un ospedale all'avanguardia, sorto in un piccolo paese sperduto del Gargano e solo grazie alle offerte dei suoi devoti. Nella storia reale, quella con la S minuscola, che l'uomo scrive e riscrive con la quotidiana fatica di vivere, pochi sono gli individui che sono riusciti a dare agli altri e nel profondo la speranza di un domani, se non migliore, almeno più sereno ed equo. Padre Pio, come Gandhi, Schweitzer e pochi altri, è sicuramente tra questi spiriti eletti. Gente che ha messo la propria esistenza a completo servizio di chi aveva più bisogno, di chi giorno dopo giorno veniva umiliato e sconfitto nella dignità, nel corpo, nell'anima. Per questo Padre Pio era ed è così amato dalla gente comune. Lui era uno di loro. Al di là dei miracoli, delle stimmate e di tutto il resto, la cosa che più colpiva quando lo si incontrava era la sua incredibile capacità di sopportare il dolore, la sua incrollabile fede, la sua disponibilità per chi realmente soffriva, il suo amore per il terribile compito che Dio gli aveva assegnato. Ricordare in un'epoca di profondo materialismo ed egoismo la crocifissione ed il sacrificio di Gesù. Padre Pio la perpetuò, giorno dopo giorno, per oltre 50 anni, in silenzio, accettando con gioia le atroci sofferenze che le ferite sanguinanti ai piedi, alle mani e al costato provocavano in lui. Padre Pio non cercava spiegazioni, pregava. Lui si sentiva un tramite, una sorta di strumento nelle mani del Signore. Io sono un mistero anche a me stesso, disse a chi gli chiedeva dei suoi incredibili doni. Ma per i milioni di devoti che oggi come ieri lo pregano, che continuano a visitare la sua tomba, che si riuniscono in suo nome, che continuano ad erigere monumenti in suo onore, Padre Pio è un rifugio, un punto fermo, una luce che rischiara il mistero dell'esistenza. Thank you.
Pietra e Cina, 1 novembre 1913. Mio carissimo padre, Gesù vi assista sempre con la sua grazia e vi faccia santo. Dalla relazione che sto per farvi intorno al mio spirito, vi scongiuro, per amor di Gesù, di esaminare attentamente la cosa e di non essere facile e tenero a voler giudicar bene di me, ma conoscendo di essere nell'inganno, aiutarmi, con la grazia del Celeste Padre, ad uscirne il più presto. La maniera ordinaria della mia orazione è questa. Non appena mi pongo a pregare, subito sento che l'anima incomincia a raccogliersi in una pace e tranquillità da non potersi esprimere con le parole. I sensi restano sospesi, ad eccezione dell'udito, il quale alcune volte non viene sospeso, però ordinariamente questo senso non mi dà fastidio. E devo confessare che anche se a me intorno si facesse del grandissimo rumore, non per questo riesce a molestarmi menomamente. Da qui capirete che poche sono le volte che riesco a discorrere con l'intelletto. Spesse volte, poi, mi accade che in certi momenti nei quali il continuo pensiero di Dio, che è sempre a me presente, mi si allontana un po' dalla mente, mi sento allora in un tratto toccarmi da Nostro Signore in un modo assai penetrante e soave nel centro dell'anima, che più delle volte sono costretto a versare lacrime di dolore per la mia infedeltà e di tenerezza per avere un padre sì buono e sì attento a richiamarmi alla sua presenza. Altre volte invece mi avviene di trovarmi in una grande aridità di spirito. Sento il mio corpo in una grande oppressione per le tante infermità. Sento di essere impossibilitato a potermi raccogliere e fare orazione per quanto buon desiderio ne avessi. Questo stato di cose vanno sempre più intensificandosi e se non ne muoio è un miracolo del Signore. Quando poi piace al celeste sposo delle anime por termine a questo martirio, mi manda in un subito una siffatta devozione di spirito da non potere in modo alcuno resistere. Mi trovo in un istante del tutto mutato, arricchito di grazie soprannaturali e talmente pieno di fortezza da sfidare tutto il regno di Satana. Quello che so dire di questa orazione si è che l'anima sembrami che si perda tutta in Dio e che essa approfitti in tali momenti più di quello che potrebbe fare in molti anni di esercizio con tutti i suoi sforzi. Molte altre volte mi sento compreso da un impeto assai veemente, mi sento tutto struggere per Dio, sembrami proprio di morirne. Tutto questo nasce non da qualche considerazione, ma da una fiamma interna e da un amore tanto eccessivo che se Dio non mi venisse in aiuto, a breve andare ne sarei consumato. Per là dietro, con i miei sforzi, alcune volte riuscivo a calmare questi impeti. Adesso non posso difendermi affatto. Quello che valgo a dirne intorno a questo, senza tema di sbagliare, si è che in nulla io vi concorro. Sento in questi momenti che l'anima ha un ardentissimo desiderio di uscire di vita e poiché vede di non essere appagata nei suoi desideri ne soffre una pena acerbissima ed insieme assai deliziosa che non vorrebbe mai vederla cessare. Sembra all'anima che tutti gli altri trovino consolazione e sollievo negli stessi loro mali ed essa sola è nelle pene. Il martirio che le va a penetrare proprio nel suo centro è talmente superiore alla debole sua natura che le riuscirebbe impossibile soffrirlo se il pietoso Signore non ne venisse lui stesso a moderarne la violenza con alcuni rapimenti mediante i quali la povera farfalletta si calma e si quieta, sia perché il Signore le ha fatto pregustare alcunché di quello che la desidera, sia ancora per le alte cose che alcune volte le scopre. Mi vengono pure dei grandi desideri di servire il Dio con perfezione. Allora non vi è per l'anima tormento che non il
soffrirebbe con allegrezza. Anche questo mi accade senza alcuna mia considerazione ed in un subito. Non comprende l'anima donde le viene il gran coraggio che sente. Tali desideri consumano l'anima interiormente perché comprende, per una chiarissima luce che Dio le dà, di non poter rendere a Dio quel servizio che vorrebbe. Tutto poi va a finire nelle delizie di cui Dio viene ad inondar l'anima. Mi dà, il più delle volte, gran pena il trattare con altri, eccetto quelle persone alle quali si parla di Dio e della preziosità dell'anima. Per questo, appunto, amo assai la solitudine. E spesso provo gran travaglio nel sovvenire alle necessità della vita. Il mangiare, cioè il bere, il dormire, e mi sia soggetto come un condannato solo perché il Dio lo vuole. Il tempo sembrami che fugge rapidamente e mai averne a sufficienza per pregare. Mi sento grandemente affezionato alle buone letture, ma leggo però assai poco e perché sono impossibilitato dalle infermità ed anche perché aprendo il libro mi trovo, dopo una breve lettura, profondamente raccolto che da lettura diventa orazione. Da che il Signore mi va facendo queste cose mi sento tutto mutato, da non riconoscermi più da quello che ero per lo innanzi. Conosco chiaramente che se in me vi è alcun bene, mi è provenuto tutto da questi beni soprannaturali. Di qui riconosco essermi pervenuto quella saldissima determinazione di soffrir tutto con rassegnazione ed alacrità, senza mai stancarmi di soffrire, sebbene, ahimè, con quante imperfezioni. Una risoluzione fermissima di non offendere il Dio neanche venialmente, e soffrirei mille volte la morte del fuoco prima di commettere avvertitamente peccato alcuno. Mi sento assai migliorato nell'obbedienza al confessore e da chi dirige l'anima mia da stimarmi poco meno che dannato se contravvenissi loro in cosa alcuna. Le conversazioni, se si prolungano per passatempo, non potendo alle volte allontanarmene, devo farmi violenze grandissime per rimanervi, dandomi questa una gran pena. Tutte le cose soprannaturali non ebbi mai che non mi producessero un notevole profitto. Tali celesti favori hanno prodotto in me, oltre gli effetti propri di ciascun favore, questi tre effetti principali. Una ammirabile conoscenza di Dio e della sua incomprensibile grandezza. Una grande conoscenza di me stesso e un profondo sentimento di umiltà nel riconoscermi tanto ardito da offendere un padre sì santo. Ed un gran disprezzo per le cose tutte della terra ed un grande amore a Dio ed alla virtù. Riconosco pure essermi provenuto da questi tesori celesti un grandissimo desiderio di trattare con persone che hanno fatto più profitto con le vie della perfezione. Le amo assai, perché a me sembra che grandemente mi aiutino nell'amare l'autore di tutte le meraviglie, il Dio. Mi sento pure grandemente spinto di abbandonarmi tutto nella provvidenza e nessun pensiero mi danno più le cose sì prospere che avverse. Tutto questo avviene senza nessuna ansietà e sollecitudine. Questo è ciò che d'ordinario prova l'anima mia. Ma alcune volte, raramente tuttavia, mi avviene che per diverso spazio di tempo e perfino a diversi giorni, questi favori mi vengono tolti e si cancellano talmente dalla mia mente da non rammentarmi il più piccolo bene che sia stato in me. Mi sembra che il mio spirito sia tutto intorno circondato da tenebre e che di nulla riesco a ricordarmi. Giudicatelo voi adesso, mio caro padre, se in ciò che ho fin qui esposto vi sia inganno del demonio, ed apritemi il vostro interno al riguardo, sempre che Gesù lo voglia. Thank you.
La lettera ascoltata è una delle tante che Padre Pio inviò dal 1910 al 1922 a Padre Benedetto e Padre Agostino, i due direttori spirituali ai quali il giovane frate Cappuccino si confidava, rivelando i misteri della sua anima. Questo gruppo di lettere, scelto dal primo volume dell'epistolario, verte su due temi fondamentali della vita di Padre Pio: l'amore e il dolore, giustamente considerati le coordinate della sua spiritualità. L'amore di cui si parla è principalmente l'amore di Dio, il quale l'umile frate di Pietralcina si sprofondava con la preghiera di quiete e di assorbimento. Sotto le ali di questa preghiera, Padre Pio contemplava la divina grandezza e riconosceva la propria miseria. E con tempo veniva costantemente consolato dalla presenza spirituale di Gesù, che si faceva sentire nel profondo del suo cuore. Questo conforto spirituale veniva potenziato durante la celebrazione della Santa Messa, e fu proprio in concomitanza con il sacrificio dell'altare che egli ottenne da Gesù un mirabile dono mistico, la fusione dei cuori. Con candore, Padre Pio confida: «Il cuore di Gesù e il mio si fusero. Non erano più due cuori che battevano, ma uno solo. Il mio cuore era scomparso, come una goccia d'acqua che si smarrisce in un mare». Accanto all'amore, il dolore, causato principalmente dallo spirito del male che con le sue violente vessazioni fisiche e morali cercava di abbattere la resistenza dell'umile frate. Per raggiungere il suo scopo, il demonio lo tormentava giorno e notte, non lasciandogli neanche un'ora di riposo. Da questa lotta furibonda, ricorrendo alla preghiera, il venerato padre uscì sempre vittorioso. Un terzo elemento emerge da questo gruppo di lettere: l'amore di Padre Pio per la Chiesa. Quest'amore esplode principalmente in occasione della morte del Papa Pio X, avvenuta il 20 agosto 1911. Volendo raccogliere in poche parole il messaggio che Padre Pio rivela in queste lettere, pervase da infuocato amore e solcate da profondo dolore, ci sembra che si possa proporre quello che lo stesso Gesù rivelò al venerato Padre: l'amore si conosce nel dolore. Pietralcina, 10 gennaio 1911. Mio caro padre, non mi regge l'animo per poterle narrare tutto ciò che mi va succedendo da vari giorni in qua, poiché in questo frattempo che scrivo, più che mai, il demonio mi muove guerra. Io non posso arrivare a respingere le insidie che il nemico della salute mi va muovendo. Chi dunque, padre mio, mi libererà da tante tentazioni e da tante angustie? Chi mi consolerà? Chi mi darà tanta forza da poter resistere come si conviene? Chi crederebbe che anche nelle ore del riposo uno sia angustiato? Ebbene, padre mio, le posso assicurare che anche queste ore mi vengono oltremodo amareggiate. Solo un po' di calma la trovo nel pensare e nel leggere i suoi ammaestramenti. Ma sono brevi istanti, perché il nemico è sempre vigilante, è lì, sempre da capo. Le lotte spirituali, in paragone di ciò che vado soffrendo nel corpo, sono assai superiori, sebbene anche le sofferenze corporali si vanno rendendo sempre maggiori. Desidererei, caro padre, non dico assai, almeno un'ora al giorno di riposo. Ma si faccia sempre di me ed intorno a me, in tutto e per tutto, la santissima e l'amabilissima volontà di Dio, poiché questo è quello che mi ha retto. Il demonio mi vuole per sé ad ogni costo. Per tutto ciò che sto soffrendo, se fossi men che in cristiano, mi crederei al certo di essere invasato. Io non so quale ne sia la causa per cui Dio finora non si sia mosso a pietà di me col liberarmene. So questo solo però, che Lui non opera senza fini santissimi, utili a noi. Ed ora me lo dica, Padre, per l'amore di Gesù Cristo e della nostra bella Vergine addolorata, se nel cuore c'ho qualche cosa, benché piccola, che non piace a Dio.
perché con l'aiuto suo voglio strapparla ad ogni costo. Chissà che tale permissione non sia in pena dei disgusti che potrebbero essere ancora in me, e senza rimuovere prima questi non si muoverà a pietà. Sono sicuro che ella, sapendomi in tante miserie, pregherà il Signore per me, affinché voglia dispensarmi almeno dalle lotte spirituali, perché i motivi di offenderlo sono tanti, almeno sotto forma condizionata. Se cioè fosse di maggior gloria di sua divina maestà, a vantaggio dell'anima mia. Certo di aver da lei un conforto, le bacio la mano, e chiedendole la sua paterna benedizione, mi dico il suo fra Pio. Se mi avviene che qualvolta perdo la presenza di Dio,
sento tosto che nostro Signore mi richiama al dovere. La voce con cui mi richiama non so esprimerla, so però che è assai penetrante e l'anima che la sente non può quasi rifiutarsi. Non mi domandate, Padre mio, come sia certo essere nostro Signore quegli che in tale visione mi si mostra, mentre non vedo nulla né con gli occhi del corpo né con quelli dello spirito, perché non lo so, né posso dir di più di ciò che ho detto. So solo dire questo, che quelli che mi sta dal lato destro è nostro Signore e non un altro. Ed anche prima che egli me lo dicesse, mi si era fermamente impresso nella mente che egli era. Molto bene ha prodotto in me questa grazia. L'anima è in preda continua ad una gran pace. Mi sento fortemente consumare dal desiderio estremamente grande di piacere a Dio. Mi fa guardare da che il Signore mi ha favorito di questa grazia con immenso disprezzo tutto ciò che non mi aiuta ad accostarmi a Dio. Sento una indicibile confusione nel non potermi far ragione, onde mai mi venga un tanto bene. Innanzi che il Signore mi favorisse di questa grazia, il dolore dei miei peccati, la pena che sentivo nel vedere tanto offeso il Signore, la pienezza degli affetti che sentivo per il Dio nel cuore, non erano tanto intensi da farmi uscire fuori di me stesso. E talora, parendomi insopportabile questo dolore, mi costringeva a sfogarmi in grida acutissime senza potermi frenare. Ma dopo questa grazia, il dolore si è fatto ancora più crudo, da sembrarmi che il cuore mi si traficca banda a banda. Adesso mi sembra di penetrare quale fu il martirio della nostra direttissima madre, il che non mi è stato possibile per lo innanzi. Oh, se gli uomini penetrassero questo martirio, chi riuscirebbe di compatire questa nostra sì cara corredentrice? Il ricuserebbe il bel titolo di Regina dei Martiri. Il pensiero della morte non mi atterrisce punto, eppure nel considerare che i più gran santi all'approssimarsi di questa tremarono, mi sento agghiacciare il sangue nelle rene, perché penso che non sia questo il colmo del mio accecamento, giustamente permesso da Dio, in pena delle mie innumerevoli infedeltà. Finisco col chiedervi la paterna benedizione. Gesù, dicommi poi di tutte quelle grazie che io gli chiedo per voi, e tenga sempre sopra di voi la sua mano piena di benedizioni. Il vostro povero Fra Pio Cappuccino. Pietrelcina, 18 aprile 1912. Babbo carissimo, non stavo ancora a letto allorché fui visitato da quei cosacci che mi picchiavano in un modo così barbaramente che ritengo come grazia ben grande aver potuto sopportare ciò senza morirne. Una prova, babbo mio, che era molto superiore alle mie forze. Ma il buon Gesù, che permise a Barba Blu di trattarmi in tal modo, non mancò dopo di consolarmi e fortificarmi nello spirito. A stento potei recarmi al divin prigioniero per celebrare. Finita la messa, mi trattenni con Gesù per rendimento di grazie. Oh, quanto fu soave il colloquio tenuto col paradiso in questa mattina. Fu tale che, pur volendomi provare a voler dir tutto, non lo potrei. Vi furono cose che non possono tradursi in un linguaggio umano senza perdere il loro senso profondo e celeste. Il cuore di Gesù e il mio, permettetemi l'espressione, si fusero. Non erano più due i cuori che battevano, ma uno solo. Il mio
cuore era scomparso come una goccia d'acqua che si smarrisce in un mare. Gesù era il paradiso, il re. La gioia in me era sì intensa e sì profonda che più non mi potei contenere. Le lacrime più deliziose mi inondarono il volto. Sì, babbo mio, l'uomo non può comprendere che quando il paradiso si riversa in un cuore, questo cuore afflitto, esiliato, debole e mortale, non lo può sopportare senza piangere. Sì, lo ripeto, la gioia sola che riempiva il mio cuore fu quella che mi fece piangere sì a lungo. Questa visita, credetemi, mi rinfrancò tutto. Viva il divin prigioniero. Il demonio, impossibiliterà di vederci prima del capitolo, ma non importa se gli riuscirà di non farci abbracciare fisicamente. Io ne fo fin da adesso un sacrificio a Gesù. Noi ci contempleremo dinanzi a Gesù. Finisco, che non posso più. Quando sarete dinanzi a Lui, non dimenticate di raccomandare il vostro povero discepolo, Fra Pio. Pietrelcina, 18 gennaio 1913. Con ripetuti colpi di salutare scalpello e con diligente ripulitura, voglio preparare le pietre che dovranno entrare nella composizione dell'eterno edificio. Queste parole mi va ripetendo Gesù ogni qualvolta mi regala nuove croci. Ora sì, mi sembra che le parole di nostro Signore, che mi sembravano tanto oscure, l'amore si conosce nel dolore, e questo lo sentirai acuto nello spirito, e più acuto lo sentirai nel corpo, si vanno facendo luce nel mio intelletto. Gesù, oltre la prova dei timori e tremori spirituali, con qualche aroma di desolazione, va aggiungendo anche quella lunga e varia prova del malessere fisico, servendosi a questo fine di quei brutti cosacci. State a sentire quello che ebbi a soffrire poche sere fa da quegli impuri apostati. Era già notte avanzata. Incominciarono il loro assalto con rumore indiavolato. E sebbene nulla vedessi in principio, capii però da chi era prodotto questo sì strano rumore. E tutt'altro che spaventato mi preparai alla pugna con un beffardo sorriso sulle labbra verso costoro. Allora sì, che mi si presentarono sotto le più abominevoli forme e per farmi prevaricare incominciarono a trattarmi in guanti gialli. Ma grazie al cielo li strigliai per bene, trattandoli per quello che valgono. E allorché videro andare in fumo i loro sforzi, mi si avventarono addosso, mi gittarono a terra e mi bussarono forte forte, buttando per aria guanciali, libri, sedie e mettendo in pari tempo gridi disperati e pronunziando parole estremamente sporche. Fortuna che le stanze vicine ed anche sotto la stanza dove io mi trovo sono disabitate. Ne mossi lagnanza all'angolino e questi, dopo avermi fatta una bella predichina, soggiunse: Gesù permette questi assalti al demonio perché la sua pietà ti rende a sé caro e vuole che tu lo rassomigli nelle angosce del deserto, dell'orto e della croce. Tu difenditi, allontana sempre e disprezza le maligne insinuazioni, e dove le tue forze non potranno arrivare, non ti affliggere, diletto del mio cuore, io sono vicino a te. Grazie a voi e al Padre Guardiano per le applicazioni. Il vostro Fra Pio. Pietrelcina, 7 settembre
1914. Grazie infinite siano rese al pietoso Gesù per aver terse le lacrime alla sua Chiesa e per aver consolata la sua vedovanza inviandole il suo capo, e che tutto andò a seconda il cuor di Dio. Auguriamogli, a questo novello pontefice, che sia veramente un degno successore di quel gran Papa quale fu Pio X, anima veramente nobile e santa, che la Roma non ebbe mai un'altra eguale. Nato di popolo, non smentì mai la sua umiltà. Egli fu veramente il pastore supremamente buono, il re estremamente pacifico, il dolce e mite Gesù in terra. Oh, noi lo ricorderemo, il pontefice buono, più per avere un intercessore presso l'Altissimo, che per fare salire al cielo la nostra preghiera fervida per il riposo della sua anima grande. Egli è stato la prima, la più grande e la più innocente vittima della guerra fratricida che assorda d'armi e d'armati e riempie di terrore l'Europa tutta. Egli non potette più resistere allo scatenarsi della spaventosa tempesta ed il suo cuore, che per tutta la vita era stato una fonte di un apostolato di pace su tutto il mondo, si spezzò in uno schianto di dolore. Veramente egli venne a mancare a questo mondo unicamente per il grande amore che gli bruciava il petto. Preghiamo, Padre mio, per la cessazione delle ostilità. Disarmiamo il braccio del divin giudice, giustamente adirato contro le nazioni che nulla vogliono sapere della legge di amore. Innanzitutto le nostre preghiere siano rivolte a disarmare la collera divina verso la nostra patria. Anch'essa ha molti conti da saldare con Dio. Impari almeno dalle sventure altrui, massime da quelle della sua consorella la Francia, quanto dannoso sia per la nazione l'allontanarsi da Dio, ed intoni a suo tempo il miserere. Il vostro povero figliuolo, Fra Pio. Padre Pio è chiamato lo stigmatizzato del Gargano, perché per oltre mezzo secolo ha portato le piaghe di Gesù crocifisso. Nella lunga storia della sua stigmatizzazione bisogna distinguere due periodi. Uno di preparazione al grande fenomeno, che durò 8 anni, dal settembre 1910 al settembre 1918. L'altro di stigmatizzazione visibile e permanente, che si protrasse per ben 50 anni, dal settembre 1918 al settembre 1968. Durante il primo, che potremmo definire il periodo delle stigmate invisibili, i segni della passione del Signore apparvero ad intermittenza sul corpo del giovane frate. I primi sintomi risalgono all'estate del 1910, soltanto qualche settimana dopo la sua ordinazione sacerdotale, il 10 agosto 1910. Durante il secondo periodo, le stigmate furono sempre visibili, dalla mattina di venerdì 20 settembre 1918 fino al 23 settembre 1968, giorno della sua morte. Le mani, i piedi e il costato furono impressi da un misterioso personaggio. Era lo stesso personaggio apparso al padre un mese e mezzo prima, la sera del 5 agosto, che aveva operato in lui il mirabile fenomeno mistico della transverberazione. Chiuso nel suo mistero, in profondo raccoglimento e in costante colloquio con Dio, il venerato padre poteva esclamare con l'apostolo Paolo: «Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. D'ora innanzi, nessuno mi procuri fastidi. Difatti, io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo». San Giovanni Rotondo, 21 agosto 1918. Mio carissimo Padre, Gesù sia con voi sempre e vi ripaghi a 100 doppi del bene che vi sforzate di apportare all'anima mia. Io non valgo a dirvi ciò che avvenne in questo periodo di superlativo martirio.
Me ne stavo confessando i nostri ragazzi la sera del 5, quando tutto di un tratto fui riempito di estremo terrore alla vista di un personaggio celeste che mi si presenta dinanzi all'occhio della intelligenza. Teneva in mano una specie di arnese simile ad una lunghissima lamina di ferro con una punta bene affilata e che sembrava da essa punta che uscisse fuoco. Vedere tutto questo ed osservare detto personaggio scagliare con tutta violenza il suddetto arnese nell'anima fu tutto una cosa sola. A stento emisi un lamento, mi sentivo morire. Dissi al ragazzo che si fosse ritirato perché mi sentivo male e non sentivo più la forza di continuare. Questo martirio durò senza interruzione fino al mattino del giorno 7. Cosa io soffrii in questo periodo sì luttuoso, io non so dirlo. Persino le viscere vedevo che venivano strappate e stiracciate dietro di quell'arnese, e il tutto era messo a ferro e fuoco. Da quel giorno in qua, io sono stato ferito a morte. Sento nel più intimo dell'anima una ferita che è sempre aperta, che mi fa spasimare assiduamente.
1913. Mio carissimo padre, le manifestazioni che il Signore suole fare all'anima mia parmi che vadano distinte così, in manifestazioni ed apparizioni puramente soprannaturali riguardanti esseri privi di forme e in manifestazioni di esseri sotto forme umane. Le prime riguardano il Dio, le sue perfezioni, i suoi attributi. Di questo non riesco in nessun modo a trarle in scritto, nonostante che l'ho presente alla mente, come tengo attualmente presente questo foglietto su di cui io scrivo. Un esempio spero che chiarirà la cosa in modo assai debole. Portiamoci dinanzi ad uno specchio. Cosa vediamo? Non altro se non un'immagine umana. Il nostro intelletto, seppur non è infermo, non dubiterà neanche per sogno essere quella un'immagine che non sia la nostra. Poniamo il caso che tutti gli uomini volessero provarci che non ci inganniamo nel voler noi credere che l'immagine che vediamo nello specchio sia la nostra. Riuscirebbero forse, non dico a rimuoverci dal nostro convincimento, ma a farci forse nascere un dubbio anche lievissimo intorno a ciò? No, di certo. Ebbene, lo stesso avviene a me in queste manifestazioni e locuzioni divine. L'anima vede quei celesti segreti, quelle divine perfezioni, quegli attributi divini, assai più di quello che noi vediamo alla nostra immagine nello specchio. Gli sforzi che fo a me stesso nel voler dubitare intorno alla loro realtà non riescono ad altro se non a sempre più rendere l'anima più forte nel suo convincimento. Non so se vi è mai capitato essere presente quando sopra di una gran fiamma di fuoco si versa un po' d'acqua. Questa poca acqua non solo non smorza quelle fiamme, che anzi vediamo che quest'acqua serve a maggiormente alimentare quelle fiamme. Ciò accade a me dopo tutti gli sforzi che mi fo a voler dubitare che queste cose non provengono da Dio. Ma ritorniamo all'immagine che osservammo nello specchio. Noi non possiamo separare di certo quell'immagine dallo specchio, e molto meno noi possiamo toccarla col tatto, eppure l'immagine esiste fuori di noi, sebbene non senza di noi. Lo stesso accade a me. L'anima rimane sua, fondamentalmente convinta che quelle celesti manifestazioni non possono provenire se non da Dio, nonostante i continui sforzi che si fa nel volerci dubitare. Ma siccome ci riesce impossibile di separare quell'immagine dallo specchio e toccarla, parimenti, anzi più difficile ancora, mi riesce a ritrarre in iscritto questi celesti segreti, e questo per mancanza di termini. L'anima può, senza ingannarsi, affermare solo quello che esse non sono. Mi spiego. Facciamo l'ipotesi che il Dio manifesti all'anima un suo attributo, per esempio la santità. L'anima comprende, per quanto è nella capacità che Dio le dà, questo attributo. E ciò che ha appreso una volta lo ha sempre scolpito dentro di sé, ma non riesce però ad esprimere ciò che ha appreso e ciò che pur essa vede. Ma se gli altri parlano di questo attributo divino, essa comprende benissimo e di un subito se si sbagliano oppure parlano in modo più o meno imperfetto. Questo linguaggio vi sembrerà arabo, ma se il Signore ve ne ha fatto fare qualche esperienza in questa materia, conoscerete che dico di vero. Se questo linguaggio lo trovate oscuro, padre mio, io dichiaro apertamente che non saprei spiegarmi più chiaro, salvo che Gesù non volesse venire in mio soccorso. O padre, chi potrebbe di queste cose adombrare fedele immagine? Ne avrei gran desiderio, non per altro, se non per sapere da voi, che sia questo stato in cui più di continuo l'anima mia si sta ora. Pazienza, sia benedetto quel Dio che solo sa operare grandi cose. In quanto all'altra specie di manifestazioni, esse riguardano il nostro Signore sotto figure umane. Nell'ultima cena, grondante sangue nell'orto, legato alla colonna, glorioso e risplendente nella sua risurrezione, ed in altri modi ancora.
riguardano ancora la regina degli angeli ed altri personaggi celesti rivestiti di forme umane. Di queste cose l'anima riesce in qualche modo ad esprimersi, ma preferirebbe di chiudersi in un perfetto mutismo, perché le fa male che nell'esprimersi vede la grande distanza che passa tra la cosa vista e che tiene presente e ciò che lei vale ad esprimere. Le pare che si nobili soggetti vengono tanto malamente trattati. Tutte queste manifestazioni producono sempre questi effetti nell'anima. Essa ne esce sempre più compenetrata della sua indignità. Conosce a questa luce di essere la più miserabile delle creature che mai abbia visto la luce. Si sente maggiormente distaccata da questo basso mondo. Sente di essere in terra d'esilio assieme a molte altre anime, ma immensamente soffre nel vedere quanto sono poche quelle che tra le compagne di sventura aspirano come lei la terra promessa. Si sente sempre più compenetrata della bontà di Dio e geme, perché vede essere poche quelle che l'amano senza interesse. Soffre ancora nel vedersi sì povera, non per altro, se non perché nulla può offrire in segno di gratitudine ad un sì eccelso benefattore. Meraviglioso. La poverina non si lamenta,
ma con un filo di voce in gola ripete: «Oh benignissimo Gesù, abbi misericordia di me, mentre dura il tempo della misericordia. Non mi condannare, oh dolcissimo Gesù, quando dovrai giudicarmi, perché non potrei più amarti. Oh pissimo Gesù, se la tua severa giustizia vuole condannarmi, mi appello alla tua pissima misericordia». Il bambino a me rivolto dice: «Impara come si deve amare». Io non capivo nulla. Questa vista mi faceva tremare come una canna esposta ad un impetuosissimo vento, perché aspettavo che quest'anima fosse riprovata da Gesù. Ma ahimè, l'uomo carnale quanto giudica le cose spirituali diverse da quelle che sono in realtà. Me misero. Tanti anni sono stato alla scuola del dolore senza aver imparato nulla. Siano eternamente benedetta la misericordia infinita del nostro Dio, che ha tanta bontà e pazienza di sopportarmi in pace. Cina, 7 aprile 1913. Mio carissimo padre, venerdì mattina ero ancora a letto quando mi apparve Gesù. Era tutto malconcio e sfigurato. Egli mi mostrò una grande moltitudine di sacerdoti regolari e secolari, fra i quali diversi dignitari ecclesiastici. Di questi, chi stava celebrando, chi si stava parando e chi si stava svestendo delle sacre vesti. La vista di Gesù in angustia mi dava molta pena, perciò volli domandargli perché soffrisse tanto. Nessuna risposta n'ebbi, però il suo sguardo si riportò verso quei sacerdoti, ma poco dopo, quasi inorridito e come se fosse stanco di guardare, ritirò lo sguardo. Ed allorché lo rialzò verso di me, con grande mio orrore, osservai due lacrime che gli solcavano le gote. Si allontanò da quella turba di sacerdoti con una grande espressione di disgusto sul volto, gridando: «Macellai!» E rivolto a me disse: «Figlio mio, non credere che la mia agonia sia stata di 3 ore, no. Io sarò, per cagione delle anime da me più beneficate, in agonia sino alla fine del mondo. Durante il tempo della mia agonia, figlio mio, non bisogna dormire. L'anima mia va in cerca di qualche goccia di pietà umana, ma ahimè, mi lasciano solo, sotto il peso della indifferenza. L'ingratitudine e il sonno dei miei ministri mi rendono più gravosa l'agonia. Ahimè, come corrispondono male al mio amore. Ciò che più mi affligge è che costoro, al loro indifferentismo, aggiungono il disprezzo, l'incredulità. Quante volte ero lì per fulminarli, se non ne fossi stato trattenuto dagli angeli e dalle anime di me innamorate. Scrivi al padre tuo e narragli ciò che hai visto ed hai sentito da me questa mattina. Digli che mostrasse la tua lettera al padre provinciale. Gesù continuò ancora: «Ma quello che dissi non potrò giammai rivelarlo a creatura alcuna di questo mondo». Questa apparizione mi cagionò tale dolore nel corpo, ma più ancora nell'anima, che per tutta la giornata fui prostrato ed avrei creduto di morirne se il dolcissimo Gesù non mi avesse già rivelato. Gesù, purtroppo, ha ragione di lamentarsi della nostra ingratitudine. Quanti disgraziati nostri fratelli corrispondono all'amore di Gesù col buttarsi a braccia aperte nell'infame setta della massoneria. Preghiamo per costoro, a ciò che il Signore illumini le loro menti
e tocchi loro il cuore. Fate coraggio al nostro padre provinciale che copioso soccorso di celesti favori ne riceverà dal Signore. Il bene della nostra madre provincia deve essere la sua continua aspirazione. A questo devono tendere tutti i suoi sforzi. A questo fine devono essere indirizzate le nostre preghiere. Tutti a ciò siamo tenuti. Nel riordinamento della provincia non potranno mancare al provinciale le difficoltà, le molestie, le fatiche. Si guardi però dal perdersi d'animo. Il pietoso Gesù lo sosterrà nell'impresa. La guerra di quei cosacci si va sempre più intensificando, ma non li temerò con l'aiuto di Dio. Per evitare i sudori avrei bisogno per quest'estate di un abito di panno assai leggero. Se padre provinciale me lo provvederà, gliene sarò grato. Salutatemi il padre provinciale e ringraziatelo per me delle applicazioni. Fra Pio. Forza
che basti a resistergli. Mio Dio, presto, che io cessi alla vita fisica, se dalla morte spirituale ne è proprio vano ogni sforzo a risorgere. Il cielo, mi penso, si è chiuso per me, ed ogni slancio ed ogni gemito ritorna indietro qual saetta a ferire a morte il mio povero cuore. La mia preghiera sembra riuscirmi vana, ed il mio spirito abbattuto trova, già nel primo appressarsi a ritentare l'adito, chi lo sveste di ogni ardire e potere, disanimandolo nella sua assoluta impotenza, e nel nulla, proprio nel nulla, potere più rischiare, sebbene di lì a poco rischi ancora, e si trova ridotto nella stessa impotenza. San Giovanni Rotondo, 22 ottobre 1918. Mio carissimo padre, cosa dirvi a riguardo di ciò che mi dimandate, del come sia avvenuta la mia crocifissione? Mio Dio, che confusione e che umiliazione io provo nel dover manifestare ciò che tu hai operato in questa tua meschina creatura. Era la mattina del 20 dello scorso mese in coro, dopo la celebrazione della Santa Messa, allorché venni sorpreso dal riposo simile ad un dolce sonno. Tutti i sensi interni ed esterni, nonché le stesse facoltà dell'anima, si trovarono in una quiete indescrivibile. In tutto questo vi fu totale silenzio intorno a me e dentro di me. Vi subentrò subito una gran pace ed abbandono alla completa privazione del tutto e una posa nella stessa rovina. Tutto questo avvenne in un baleno, e mentre tutto questo si andava operando, mi vidi dinanzi un misterioso personaggio, simile a quello visto la sera del 5 agosto, che differenziava in questo solamente, che aveva le mani e i piedi e il costato che grondava sangue. La sua vista mi atterrisce. Ciò che sentivo in quell'istante in me non saprei dirvelo. Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore, il quale me lo sentivo sbalzare dal petto. La vista del personaggio si ritira ed io mi avvidi che mani, piedi e costato erano traforati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che sperimentai allora e che vado sperimentando continuamente quasi tutti i giorni. La ferita del cuore gitta assiduamente del sangue, specie dal giovedì a sera sino al sabato. Padre mio, io muoio di dolore per lo strazio e per la confusione susseguente che io provo nell'intimo dell'anima. Temo di morire dissanguato se il Signore non ascolta i gemiti del mio povero cuore e col ritirare da me questa operazione mi farà questa grazia Gesù, che è tanto buono. Toglierà almeno da me questa confusione che io sperimento per questi segni esterni. Innalzerò forte la mia voce a Lui e non desisterò dallo scongiurarlo affinché per sua misericordia ritiri da me non lo strazio, non il dolore, perché lo vedo impossibile ed io sento di volermi inebriare di dolore, ma questi segni esterni che mi sono di una confusione e di una umiliazione indescrivibile ed insostenibile. Il personaggio di cui intendevo parlare nell'altra mia precedente non è altro che quello stesso di cui vi parlai in un'altra mia precedente.
5 agosto. Egli segue la mia operazione senza posa, con superlativo strazio dell'anima. Io sento nell'interno un continuo rumoreggiare simile ad una cascata che getta sempre sangue.